L'innovazione passa per l'agricoltura, tanto da sollevare anche l'interesse della televisione nazionale. Linea Verde in studio, in azienda dai fratelli Vanotti a Valmacca, per girare una puntata dedicata appunto agli sviluppi tecnologici, un progetto che coinvolge tutta l'Italia. Di cosa si tratta? Esatto, ciao a tutti, allora benvenuti nell'azienda Fratella Vanotti. Quello che noi siamo un'azienda tradizionale da sempre, dai nostri nonni, un'azienda intensamente ceralicola. Quello che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, ci siamo spostati sulla tecnologia proprio per riuscire a gestire un'azienda agricola, ma soprattutto verso la sostenibilità e la riduzione dei pesticidi, la riduzione dell'acqua. Con questo abbiamo fatto questo progetto X-Farm, dove abbiamo digitalizzato l'azienda e ci stiamo muovendo, siamo in transizione su quella che è l'agricoltura di precisione, con tutti i vantaggi relativi che abbiamo. Presidente, un nuovo modo di intendere l'agricoltura, il Piemonte fa gli onori di casa, il fiore all'occhiello di tutta Italia in questo caso. Assolutamente sì, è per noi di CIO ovviamente un grande onore, un grande piacere aver chiesto all'azienda Vanotti di mettersi a disposizione per una trasmissione così importante come Linea Verde, che è ormai da tantissimi anni una delle trasmissioni sicuramente più importanti e più seguite per quanto riguarda l'agricoltura italiana. Devo dire che il progetto dell'amico Matteo sottolinea l'importanza, l'innovazione e la tecnologia, cose che in agricoltura noi abbiamo sempre più bisogno, perché abbiamo imprenditori a 360 gradi capaci che devono fare impresa e con delle performance importanti. Voglio sottolineare anche che questa azienda oggi non solo è stata scelta perché è un'azienda che ha la stoffa e il fiore all'occhiello di questi territori, ma anche perché così si può sottolineare un paesaggio, un territorio con delle culture cerealicole, risicole importanti per questi posti, e ovviamente Linea Verde riuscirà sicuramente a valorizzarle nel miglior modo possibile. Quindi per noi è un grande onore essere qui oggi. In varia misura l'agricoltura sfrutta sempre di più la tecnologia, lo vediamo da progetti sperimentali, lo vediamo dal parco macchine, non si può più fare a meno dell'innovazione. Questo è assolutamente vero, perché il progetto dell'azienda Vanotti è un progetto molto interessante anche dal punto di vista della Confederazione stessa, perché la gestione informatica e lavorativa e gestionale prende sempre più piede nei confronti delle nostre aziende agricole, che non sono oramai più solo coltivatori, ma bensì imprenditori a 360 gradi, e l'informatica è diventato un fiore all'occhiello anche in agricoltura. Le aziende che riescono a cogliere questa opportunità sicuramente hanno dei vantaggi, e anche noi come Confederazione siamo molto interessati a questo progetto per la nostra informatica e la gestione burocratica.